un'udienza in cui naturalmente facendo il loro lavoro gli avvocati di controparte stanno facendo una serie di domande di caccia all'errore, come spesso capita in questi processi è come se la persona offesa dal reato, chi ha denunziato qualcosa di grave, improvvisamente fosse sul banco degli imputati, quindi ci sono una serie di domande su come è vestita, su precedenti frequentazioni, sulla scuola cattolica, ovviamente dirette a tratteggiare una personalità che poi alla fin fine la mia assistita ha sempre respinto, la mia assistita ha sempre anche nelle chat riferito che in realtà per lei il Ho sesso è capito. sacro, ci sono delle chat che sono come le scatole nere degli aerei, cioè nella scatola nera si trova la verità, in quella chat lei dice chiaramente che per lei il sesso è sacro, che una cosa è scherzare, avere degli atteggiamenti amichevoli, ma che le dava fastidio che essendo norvegese veniva considerata come una persona leggera, che è sicuramente Scusa, una ho capito. persona che ha avuto dei flirt, ma che per lei il sesso è sacro, sacro, sacro. Credo che questo è un po' la linea che emerge in maniera documentale. Poi è chiaro, oggi si sta parlando della tuta, di come era vestita. Ma secondo lei c'è una vittimizzazione secondaria in corso in aula? Credo che in Italia sia abbastanza frequente che si facciano delle domande dirette a screditare i testi. Capita sempre, quindi io non metto a mia volta sul banco degli imputati gli avvocati. È chiaro che io in questo momento assisto una ragazza provata, questa notte non ha chiuso occhio perché ieri ha dovuto rivivere questa vicenda, una ragazza che di fronte a tutta questa storia è come se volesse essere il più preciso possibile, ma che cade in momenti di grande sconforto, momenti ovviamente in cui vorrebbe che al più presto finisse tutto, però con grande rigore sta andando avanti. Oggi potrebbe essere proiettato il video del rapporto con la casa in Sardegna. Video che ovviamente è sconvolgente. Non so cosa succederà.